There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I hope for the days when I see your face here before me. Signore e signori, eccoci qui oggi per il match tra Ciampino Anni Nuovi e Todis Lido di Ostia, valido per la terza giornata delle triangolari del secondo turno di Coppa Italia di Serie A2. Si comincia col primo possesso palla in favore del Ciampino Anni Nuovi, che prova subito un lancio in avanti. Il cerchio di centrocampo, il capitano scambia con Cutrupi, di tocco di ritorno, barra la parata, poi Papu e il vantaggio del Lido di Ostia. Papu esattamente alla metà del corso del primo tempo. Sblocca il parziale Papu. Stiamo ormai dirigendo verso la fine di questo primo tempo. Il parziale è quello di 1-0 in favore del Lido di Ostia. Si riparte, primo possesso palla del secondo tempo in favore del Lido di Ostia. Poi lo stesso brasiliano va a battere questo fallo. Calcio d'angolo e gol! Schaker! Il 2-0 del Lido di Ostia! Schaker, il raddoppio dopo 4 minuti di gioco nel corso della ripresa. Di rigore del Lido di Ostia, Becchi va sulla destra e tocco in mezzo e gol. Baccaro accorcia le distanze, il Ciampino con Baccaro, un gol importantissimo. 8 minuti ancora da giocare. Del Ciampino con Signori che va lungo da Baccaro. Bugherani sbaglia, c'è spazio per Becchi, la mette giù Becchi e il pareggio del Ciampino. Becchi 2-2 nel giro di un minuto, il pareggio del Ciampino. Ma il tempo inizia a scarseggiare. Giorginio in mezzo, Brugherani, tocco di ritorno, gol! Giorginio! Il nuovo vantaggio del Lido di Ostia! Giorginio a 4 minuti e mezzo dal termine del match! Va
Sacaro, c'è libero Signori, sapete in questo istante Signori, poi la palla verso Becchi, ancora Signori, ora è Lido che cerca di mantenere salda la difesa, la palla in mezzo, allontana Sacar e il gol del 4-2, un gol che probabilmente sarà decisivo. Ormai siamo giunti al termine del match, il Lido di Aosta si impone per 4-2 sul Ciampino Anni Nuovi e accede alla Final Four della Coppa Italia di Serie A2. Termina in questo istante il match, il Lido ottiene il pass ed è in Final Four. Sì, diciamo che è stata una bella partita contro una grande squadra. Quindi diciamo noi siamo, secondo me, un po' siamo in ripresa già dalla partita con l'Ortona, la partita scorsa con l'Aniene e anche questa qui. Peccato che magari a volte per un pizzico di fortuna forse poteva andare anche meglio, però diciamo che nell'insieme della partita forse il Lido di Aosta ha meritato questo passaggio di turno.